svariati milioni di euro per il miglioramento delle strade dell'Agro. Numerosi i comuni che hanno presentato progetti per la riqualificazione e la sicurezza urbana alla Regione Campania, che ora dovrà smistare, a seconda delle esigenze, il flusso economico che potrebbe essere determinante per cambiare in meglio la viabilità nel territorio dell'Agro. Tra i comuni che hanno partecipato al bando c'è anche quello di Rocca Piemonte. Grazie al lavoro incessante del sindaco Carmine Pagano e del consigliere delegato Sabato Grimaldi, l'ente rocchese potrebbe ottenere fondi per circa 4 milioni di euro, con cui si intendono avviare interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale, con il miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare per la strada provinciale 280, cioè via della Pace e via San Pasquale, la strada provinciale 114, cioè via Piedirocca e via Crocevia, e la provinciale 107, cioè via della Libertà. I progetti si candidano a diventare fondamentali per la viabilità di Rocca Piemonte e non solo, in particolare perché si tratta di arterie che collegano la cittadina con la Valle dell'Irno e le altre zone dell'Agro. Restyling di strade principali e piazze per circa 3 milioni di euro anche per il comune di San Valentino Torio. La giunta ha approvato il progetto denominato Riallacciamo l'Agro, che riguarda via Vetice, via Vico, via Orto, via Sanguette e altre strade confinanti con Sarno e San Marzano. Previste dal progetto anche la realizzazione della rotatoria sulla ex statale 367 e la riqualificazione di piazza Ferrovia del parcheggio di via Terrazzani. Inoltre la sistemazione di marciapiedi dell'arredo urbano. Ma non solo Rocca Piemonte e San Valentino, anche altre cittadine dell'Agro hanno partecipato al bando regionale con appositi progetti. Nei prossimi mesi, grazie a questi fondi che giungeranno ai comuni, si potrà dunque partire con una vera e propria rivoluzione per le strade del territorio.